Grazie Presidente. Il fatto è che a dire le cose in quest'Aula e a riaffermarle alla fine diventano verità. Abbiamo sentito che non è più verità il dato scientifico sui vaccini, abbiamo avuto le scie chimiche, abbiamo di tutto. Adesso abbiamo anche sul Migration Compact il fatto che non riaffermi la sovranità nazionale. Allora io mi limito un po' a braccio a tradurre quello che leggo, perché è giusto anche che resti negli atti parlamentari di questo Paese che cosa diavolo dice il Migration Compact sulla sovranità nazionale. E dice che il Global Compact riafferma il diritto sovrano degli Stati di determinare le loro politiche migratorie e la prerogativa di questi Stati di governare le migrazioni all'interno della loro giurisdizione in conformità con il diritto internazionale. Io mi fermo qui perché altrimenti noi continuiamo a sentire, lo dico tramite lei naturalmente signor Presidente, l'onorevole Meloni, l'onorevole vari altri colleghi, l'onorevole Ravetto, che ci dicono il contrario di quello che c'è scritto nella carta. Allora, perché nessuno si alza qui e legge la carta, perché il dato di fatto, il dato di realtà anche in quest'Aula io penso debba avere ancora un minimo di diritto di cittadinanza, allora diciamo che il Global Migration Compact riafferma la sovranità degli Stati di stabilire le politiche migratorie. La cosa che però fa, e di cui noi abbiamo bisogno come il pane, signor Presidente, è quello di non lasciarci da soli a governare un fenomeno che è un fenomeno molto più grande di noi. Allora questo governo, qui seduto davanti a me, è il governo che fa le alleanze internazionali con quegli stati che non hanno nessuna intenzione di darci una mano, invece di acchiappare al volo, di afferrare l'opportunità di elevare questo tema a un tema internazionale che l'Italia non potrà mai risolvere da sola. E allora quando abbiamo visto questa mattina rifiutare un emendamento che finanzia la cooperazione internazionale, lo si deve dire che questo governo è in cattiva fede e non vuole risolvere il problema migratorio, perché sul problema migratorio si riempiono le piazze di Roma e si riempiono i voti, di voti le urne, e questo lo si fa sulla base di una menzogna, perché si sta mentendo sul dato letterale di un accordo internazionale. E signor Presidente, davanti alla verità, qui dentro dovremmo essere tutti uguali, perché chi si prende la responsabilità di mentire al popolo italiano e di farlo per lucrare, speculare sulla paura, per costruire un potere che è basato sull'odio, sulla chiusura, sul rifiuto dello scambio con l'altro, sul rifiuto del rispetto dell'altra persona, della storia individuale di ciascuno, è una cosa che fa vergogna a un paese che è stato per secoli, per un secolo abbondante e più, un paese di migranti e che ha vissuto su questo. Allora va detto, è inutile che fate rumore, cari colleghi. Il problema è che qui bisogna creare integrazione, bisogna risolvere i problemi alla radice, cooperare con gli altri paesi, con i paesi da cui i migranti scappano. Lo si fa con la cooperazione, lo si fa con l'integrazione, non lo si fa con queste manovre vergognose, comprese quelle di mentire in quest'Aula e di negare anche il dato di realtà. Allora dovete sapere, cari colleghi, e anche voi cari colleghi del Movimento 5 Stelle, che mandate avanti alcuni di voi e poi sconfessate il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana in quest'Aula, il Presidente del Consiglio che è il Presidente del Consiglio di tutti noi quando si esprime all'estero e che ha dato la sua parola al Segretario Generale delle Nazioni Unite per essere poi sconfessato dal vostro silenzio vergognoso. Questo è il punto. E allora sul Global Migration Compact quest'Aula dovrà sì, e su questo sono stranamente, ma anche gli orologi fermi vanno due volte, vanno giusti, sono d'accordo con l'onorevole Meloni, quest'Aula dovrebbe avere il diritto di esprimersi e di farlo per tempo, di far sapere al Paese qual è la volontà che qui dentro si esprime, se è una volontà di elevare questo problema, un problema internazionale, e poter quindi utilizzare utilmente tutte le forme di cooperazione, oppure se tentare velleitariamente di alzare dei muri che non risolveranno nessun problema, salvo che i problemi di chi su questo vuole lucrare consenso elettorale. Grazie onorevole Scalfarotto. Onorevole Boldrini.
Colleghi, mi raccomando ai capigruppo, mi raccomando ai capigruppo di aiutare Presidente, in questa ultima fase, anche sono perché collega Boldrini, mi scusi, abbiamo ancora un'ora di tempo, poi inizia la diretta televisiva. Credo che sia interesse di tutti rispettare questi tempi. Allora, signor e bisogna ancora votare la nota di aggiornamento.